Troviamo in via Maida, nell'antico rione Santa Venere. Siamo di fronte a un antico palazzo appartenuto in origine alla famiglia Maida e poi, che poi diede nome all'intera strada. Famiglia della nobiltà locale e non solo, che poi vendette il palazzo ad un ufficiale dell'esercito, tale Garruba, che diede poi nome all'intero edificio, che oggi è noto come Palazzo Garruba. Per ragioni ancora non del tutto chiarite, gli antichi proprietari, i Maida, entrarono in conflitto con la grande famiglia Moncada. E si racconta che in vista dello scontro definitivo con i Moncada, i Maida nascosero in alcuni cunicoli sotterranei di questo rione le loro ricchezze. Pare che per una settimana intera si adoperarono per nascondere queste ricchezze. Palazzetto ottocentesco. Qualcuno pare abbia provato anche a cercare queste ricchezze nascoste, ma ovviamente con risultati pressoché totalmente fallimentari. Sempre in via Maida possiamo trovare un altro singolare edificio. A cantunera di strada, diremmo nel nostro dialetto, il palazzetto lo riaggiunta. Si tratta di un palazzetto, anche questo palazzetto nobiliare, che ha voluto, i cui proprietari vollero decorare i balconi con dei menzoloni simili a quelli del vicino, del grandioso Palazzo Moncada. Ecco qui, palazzo, l'ho riaggiunta, i menzoloni. Che posti qui a somiglianza di quelli di Palazzo Moncada. L'intera via Maida e poi anche questo palazzo, che si, ormai siamo in via San Calogero, troviamo quest'altro palazzo particolare, Palazzo Tumminelli, costruito in questa pietra di sabbucina, sta arenaria un'arenaria marina estratta dalle cave del vicino Monte Sabbucina, la pietra locale, la pietra di Caltanissetta. Questo palazzo ha parte la tutto in pietra qui. Ha praticamente dei balconi a petto d'oca, balconi alla spagnola, chiamati pure,
balconi servivano per consentire alle dame e ai loro vestiti di poter, con i loro grandi vestiti, di poter comodamente affacciarsi ai balconi. Balconi a petto d'oca, davvero molto singolari. C'era questo gusto in quell'epoca, avendo le dame degli abiti molto esuberanti, grandi, e necessitavano di questi, grazie a questi balconi potevano comunque affacciarsi agevolmente. Vediamo qui la sequenza di questi balconi a petto d'oca. Qui siamo ormai in via Mussomeli. Rientro in via Mussomeli, vediamo la facciata del palazzo. Via Mussomeli che conduce a una chiesa poco nota, perché si perde qui nei vicoli del rione, la chiesa di Sant'Antonio alla Saccara, che possiamo vedere lì sullo sfondo. Alcuni anziani ricordano anche che vedevano spesso delle carrozze uscire da questo portone di Palazzo Tumminelli. A questo pittoresco cortiletto interno. Anche qui troviamo un'edicola votiva, un altarino dedicato alla Sacra Famiglia. E questo terrazzino che questo terrazzino tipico del Mediterraneo, tipico ambiente mediterraneo, praticamente. Si tratta di singolari ambienti dell'abitato mediterraneo che si possono trovare in tutto il sud dell'Italia, quindi molto pittoresco. E qui il palazzo Tumminelli, che aveva due ali. È ancora possibile tra questi rioni gustare un po' di colore locale. Che nello stesso tempo a cui fa da contraltare la presenza di una nutrita colonia di immigrati afro-islamici arrivati negli ultimi decenni.